Allora, Enrico, focus di questa puntata. Visto che il mercato è un po' impazzito, giustamente anche perché segue le vicende geopolitiche, abbiamo visto in senso molto ampio che, insomma, i vari indici stanno dando delle indicazioni abbastanza all'unanimità, però con le dovute differenze. E quindi le differenze le lascio a te descrivere. Vogliamo prendere in esame, come si legge in sovrimpressione, tre indici, il nostro, il FTSE MIB, l'indice di Francoforte, il DAX e il Nasdaq, l'indice tecnologico americano, per capire chi sta messo peggio in questo momento. Allora, da dove vogliamo partire, Enrico? Diamo la precedenza all'Nasdaq, sono dei grafici che ho preparato con un time frame daily e nei quali ho inserito le due medie mobili classiche, quelle più utilizzate anche dagli investitori, insomma sono quelle medie mobili che ci danno una visione di medio periodo su quello che sta succedendo. E quello che vediamo dal grafico abbiamo la media mobile a 50 periodi, che è quella rossa, quindi ci dice dove mediamente il prezzo era negli ultimi 50 giorni, e quella blu è la 200, ci dice dove il prezzo era negli ultimi 200 giorni mediamente. E in questo caso abbiamo avuto proprio nelle ultime due sessioni un incrocio al ribasso, la 50 ha tagliato dall'alto verso il basso la 200, dando vita a quello che in analisi tecnica si chiama dead cross, ossia l'incrocio della morte. In alcuni casi viene chiamato anche Devil Cross, l'incrocio del diavolo. Comunque sì, si va a intuire facilmente dal nome che è un qualcosa di negativo. Gli istituzionali solitamente guardano a questo evento come un qualcosa che fa cambiare un po' loro l'idea su quello che potrebbe avvenire nel breve medio periodo sui mercati. E sostanzialmente è perfettamente plausibile, come dicevo Manuela, che dopo 14 anni di salita ininterrotta si potrebbe assistere a un anno nel quale si potrebbe avere una lateralità o dei ribassi anche contenuti, senza parlare di crolli, ma la visione potrebbe cambiare per tutto l'anno. Ed è anche da vedere come proprio sopra l'incrocio delle medie mobili vi sia un'area di resistenza statica, cioè orizzontale, in area 15.300 punti, che sembrava un supporto importante almeno fino a fine del 2021 e poi è stato rotto al ribasso. Il prezzo è tornato a retestarlo a febbraio e quel livello ha tenuto come resistenza e si è di nuovo scesi, andando a inanellare una serie di massimi e di minimi decrescenti. Quindi sostanzialmente le medie mobili incrociano, c'è un movimento con massimi e minimi decrescenti e quindi sembra che questo canale ribassista per ora potrebbe ancora proseguire. Quindi il Nasdaq ci sembra messo non benissimo nel breve medio periodo. Ok, allora poi, secondo grafico che andiamo a vedere è, se non Il erro, il DAX. DAX, esatto, spostiamoci in Germania, sempre sul grafico daily, eccolo qui. Esatto, il DAX ci mostra che potrebbe addirittura essere messo peggio del Nasdaq. Per quale motivo? Perché le due medie mobili sono sempre le stesse, hanno già incrociato da alcuni giorni e quindi il segnale sembra ancora più valido, non si parla più di un falso incrocio o di un falso movimento. Le due medie mobili hanno incrociato e cominciano ad allargarsi. In questo caso, vediamo come poi l'indice dopo l'incrocio sia venuto giù in maniera molto più ripida, quasi senza fare quei pullback, quei tentativi di ritracci, e come l'area di resistenza sostanzialmente su cifra tonda ai 15.000 punti sia un'area molto netta, molto riconoscibile a occhio nudo, dove io ho posizionato quelle quattro frecce che erano appunto dei supporti che sembravano granitici, tra virgolette, e invece sono stati poi bucati come il burro. E ora area 15.000, se dovesse essere di nuovo retestata dal basso, diventa una resistenza importantissima e con le due medie mobili già così incrociate in maniera netta, anche il DAX non sembra messo assolutamente bene, anzi sembra messo anche peggio del Nasdaq. Ok, e beh, a questo punto adesso andiamo Tocca a a noi. casa, andiamo a casa nostra, sono molto curiosa, non a caso l'hai lasciato per ultimo, immagino, o magari ci sono altre motivazioni. FTSE MIB, che cosa ci dice il nostro indice? Sì, l'ho lasciato per ultimo perché da un po' di tempo, non solo io chiaramente, ma con il discorso di tassi in rialzo, che come ha detto con la massima correttezza prima il dottor De Gaetano,
vanno a favorire indici con comparti finanziari, bancari, assicurativi come il nostro. Quello che ci può sorprendere è che il nostro indice ha delle mete mobili che non hanno assolutamente ancora incrociato al ribasso, non sembrano neanche nel breve in procinto di farlo, e quindi sembra più possibile che si possa avere nel medio periodo più forza sul nostro indice, che possa recuperare e come abbia un'area supportiva ai 23.900-24.000 punti, ancora lontana, è un'area supportiva che sarà importantissima se dovesse essere toccata, perché probabilmente dovrà tenere per manifestare ancora il trend di fondo rialzista. Il tutto avviene perché fondamentalmente noi, a differenza di Wall Street e del DAX, siamo lontani anni luce dai massimi storici che appunto gli altri due indici visti hanno già fatto negli ultimi anni. I nostri massimi sono sopra i 44.000 punti, adesso siamo a 25.000 e quindi abbiamo sicuramente più spazio per salire, le medie mobili sono ancora impostate al rialzo e quindi a sorpresa la Cenerentola Borsa Italiana sembra quella che potrebbe subire meno danni e performare meglio degli altri indici, secondo me, e lo vediamo sostanzialmente in questi giorni dove spesso e volentieri teniamo meglio noi rispetto al Certo, DAX. è una tendenza di cui avevamo già parlato anche prima del cigno nero della guerra, ma che sembrerebbe essere confermata anche adesso, quindi. Sì, sembrerebbe essere confermata proprio perché comunque i mercati sanno che questa situazione deve terminare e quindi poi il discorso dei tassi tornerà Certo. sul sipario, sul palco con più forza, con più voglia di protagonismo e a noi potrebbe dare beneficio. Gli investitori alla fine lo sanno. Benissimo, e questo era il nostro focus della puntata. Grazie Enrico.